l'allarme di Federalberghi Veneto, situazione peggiore del Covid, per far fronte alle spese rischiamo di non pagare i nostri dipendenti. Da Venezia arriva la provocazione dei baristi, alzare il costo del caffè a 1,50 euro per tamponare gli aumenti di luce e gas. Venezia entra in un periodo di altissima stagione negli alberghi, a settembre ci sarà il sold out con prezzi delle camere che tornano a crescere, preoccupa l'aumento dei costi dell'energia. Il campo Sinti di Via Grano Turco tra Mestre e Favaro diventerà un impianto sportivo grazie ai fondi del PNRR, l'annuncio questa mattina del vice sindaco Tomaello. La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato 8 quintali di tabacchi di vari marchi provenienti dall'Est Europa ed il Regno Unito, che avrebbero fruttato sul mercato illegale almeno 150.000 euro. Sono 15 le persone positive al West Nile virus ricoverate nell'ULS 3 Serenissima, una malattia già presente sul nostro territorio, ma quest'anno si è presentata in una forma particolarmente severa. Sulla terrazza del grande albergo dove nacque la mostra del cinema, i musicisti del Gran Teatro La Fenice di Venezia si sono esibiti in una serata davvero unica davanti al mare. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano anche in questa edizione la crisi energetica che sta mettendo in ginocchio imprese e famiglie. Federalberghi parla di una situazione peggiore rispetto a quella del Covid, con il rischio di non riuscire a pagare i dipendenti, ed intanto gli esercenti dei bar vorrebbero alzare il costo del caffè a 1,50 euro. Volano i prezzi di gas ed elettricità ed è allarme Federalberghi. Il presidente veneto Massimiliano Schiavon parla di situazione peggiore rispetto a quella che la categoria ha dovuto affrontare con il Covid. Aggiunge che oggi si corre il rischio concreto che gli albergatori che pagano le bollette non riescano a fare altrettanto con i dipendenti. Forti ricadute occupazionali, quindi, in quanto la situazione drammatica potrebbe comportare problemi per il rinnovo dei contratti sugli stagionali e l'occupazione in genere. Ma il caro energia preoccupa anche gli esercenti, che lanciano un appello: vorrebbero portare il costo del caffè a 1,50 euro. E altrimenti corriamo il rischio di andare fuori mercato. Aumenti consigliati che il direttore dell'Associazione Esercenti Pubblici Servizi Venezia non avrebbe mai voluto invitare gli associati a farli, ma l'attuale prezzo, come ribadisce lo stesso Pancin, non si può più mantenere, in quanto la macchina del caffè assorbe 3 kW di potenza ed è sempre accesa. Vendere un caffè sotto costo, anche no, insomma, ecco. Ma tra gli esercenti c'è chi vorrebbe aumentare anche il prezzo di altri prodotti. Anche lo spritz. Come mai? Perché non ci si dà dentro a 3,50 euro o 4 euro, bisogna venderlo minimo a 6-7 euro. E che rincari ha visto nell'ultima bolletta? Il 20-30% in più. Rispetto a quella dell'anno scorso, di due anni fa? No, rispetto a quella dell'anno scorso. Bisogna ridurre un po' tutto. E come fate voi? Come facciamo? Cerchiamo di farcela. Arriviamo a fine mese che siamo coi conti a zero. Un allarme per non portare le nostre economie fuori mercato. Ed intanto Venezia entra in un periodo di altissima stagione negli alberghi. A settembre ci sarà il sold out con prezzi delle camere che tornano a crescere. Per ottobre c'è la speranza degli albergatori lagunari di poter continuare su questa linea, ma c'è il punto interrogativo del Covid, oltre a quello che abbiamo sentito appunto dell'aumento dei costi dell'energia. La cosa già certa è che negli alberghi di Venezia sarà un settembre da tutto esaurito. La mostra del cinema guida la ripartenza del turismo in città. E ora con la mostra del cinema inizia l'alta stagione, l'altissima stagione veneziana, che è costituita da settembre-ottobre. Per settembre possiamo assolutamente dire che saremo vicini al tutto esaurito, tassi di occupazione molto alta, ottimi prezzi. Per ottobre un grande punto di domanda dovuto alla pandemia, perché se la pandemia riprende in maniera forte, pare che sia un virus invernale e quindi particolarmente insidioso in questo periodo, se ricominciano i divieti, i blocchi, vi dicendo, è evidente che per Venezia
ottobre non sarà un mese di grandissima soddisfazione né economica né in termini di numeri di turisti. Ma speriamo che non sia così. Preoccupa soprattutto l'aumento esponenziale dei costi. Dunque, dopo l'appello dei vetrai, artigiani e aziende, parte anche la richiesta degli albergatori al governo. Sono aumentati i costi del gas e dell'elettricità del 300%, ma la cosa più preoccupante non è tanto l'aumento del gas e dell'elettricità, quanto il fatto che tutti i fornitori degli alberghi aumentano a loro volta i prezzi, quindi aumentano i prezzi coloro che si occupano della pulitura delle biancherie, e aziende energivore e quindi colpite particolarmente da una bolletta feroce, e dall'altro lato aumentano anche chi si occupa della fornitura di beni, servizi, colpiti tutti dall'inflazione. Lo sappiamo come cittadini, lo viviamo sulle nostre tasche, quindi tutto quello che noi subiamo nelle nostre tasche è decuplicato per le imprese. Speriamo che ci sia la possibilità di risolvere il problema. È chiaro che è un problema di carattere mondiale, non è un problema che si risolve a livello locale, però un intervento forte dal parte del governo, tagliando accise, tasse e via dicendo, potrebbe essere molto molto utile. Sinti di via del Grano Turco diventerà un impianto sportivo grazie ai fondi del PNRR. L'annuncio questa mattina del vice sindaco di Venezia, Tomaello. Dopo tanti anni di brutte notizie su quest'area del nostro comune, finalmente una bella notizia: il Comune di Venezia ha vinto un bando dedicato allo sport, un bando PNR, e si è aggiudicato 5,5 milioni per fare un impianto sportivo polivalente, un palazzetto dello sport in quest'area. Quindi adesso entro fine ottobre gli ultimi nuclei familiari che sono ancora in quest'area. In via del Grano Turco, tra Mestre e Favaro, area comunale finora occupata dal campo nomadi, sorgerà una palestra multifunzionale da 1000 posti, in grado di ospitare campionati di calcio a 5, volley o basket. L'intervento dovrà essere aggiudicato entro il 31 marzo 2023 e terminato entro il 31 dicembre 2025. L'annuncio è stato dato questa mattina insieme ai rappresentanti delle due municipalità e a chi segue la vicenda da anni, come l'assessore comunale Boraso, che ha intrapreso la battaglia insieme a Silvana Tosi, che è sempre stata in prima linea. Abbiamo contestato quel progetto. Lo abbiamo contestato perché dal punto di vista sociale era un non progetto, no? non era aggregazione, era un vero ghetto, e credo che oggi con grande orgoglio la Silvana è qui con noi. Il 20 di agosto, che era il giorno di compleanno della Silvana, e il vice sindaco mi ha detto: guarda che abbiamo ottenuto il fondo e l'abbiamo portato a casa. Io gli ho detto subito: questo non è il regalo, è il regalo che Silvana fa a noi, non è quello che facciamo noi e lei, ma è un regalo che fa tutta la cittadinanza. E si aggiunge a un secondo tassello, che è il canile proprio qua alle spalle, che sappiamo tutti Silvana era l'amante numero uno dei cani e dei gatti, insomma la nostra città, di tutti gli animali, che quindi corona il suo sogno. Attualmente nell'area risiedono ancora 3 famiglie che entro ottobre saranno collocate in strutture abitative comunali. A chi potrebbe non gradire questa scelta, il vice sindaco risponde: investire in strutture dove in un comune non si è mai investito in infrastrutture sportive, perché la situazione delle infrastrutture sportive del comune è seria, nel senso che non è delle migliori, e siamo carenti di tantissime strutture, l'abbiamo visto in questi anni. Investire in queste strutture penso che sia da città seria, da amministrazione seria. Quindi non penso, spero che non ci siano polemiche, perché chi critica lo sport, chi critica questo tipo di infrastrutture, forse evidentemente non conosce cosa sono e non sa quello che i cittadini chiedono. La palestra sarà dotata di spogliatoi, infermeria e un punto di ristoro. L'impianto, dotato di pannelli fotovoltaici, sarà inoltre realizzato con l'utilizzo di materiale e tecnologie avanzate. Sono stati individuati tutti gli autori della maxi rissa di domenica sera in Campo Bella Vienna, Venezia. Sono una decina di veneziani tra i 25 e i 30 anni, alcuni già noti alle forze dell'ordine, anche per altri episodi di violenza sempre nella stessa zona. Ancora non si sa come verranno puniti, considerando che non vi sono state lesioni superiori ai 40 giorni di prognosi, fattore determinante per far scattare l'inchiesta d'ufficio. Dovrebbe essere necessaria una querela di parte, potrebbero però scattare sanzioni diverse come il DASPO urbano. La polizia locale inoltre potrebbe chiedere al questore di Venezia di firmare delle misure alternative. Sequestrati 8 quintali di sigarette di contrabbando in un condominio a Mestre, possibili guadagni per oltre 150.000 euro.
La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato 8 quintali di tabacchi di vari marchi provenienti dall'Est Europa e Regno Unito, privi di sigillo del monopolio di Stato, che avrebbero fruttato sul mercato illegale almeno 150.000 euro. Dapprima il nucleo operativo metropolitano ha intercettato un corriere espresso durante la consegna di pacchi molto voluminosi in un condominio nella zona centrale di Mestre. All'interno sono state trovate confezioni di sigarette per 240 kg, che sarebbero state indirizzate a nominativi di pura fantasia. Dopo successivi approfondimenti, il destinatario della merce è stato individuato e sottoposto a perquisizione. All'interno della stessa residenza sono stati rinvenuti 535 kg di sigarette di contrabbando nascoste in scatole a doppio fondo. È stato scoperto che Mestre era la base dello snodo di smistamento delle sigarette tra i vari paesi dell'Est Europa e il Regno Unito. Il destinatario mestrino, di nazionalità moldava, avrebbe ricevuto con cadenza periodica notevoli quantitativi di sigarette di contrabbando dalla Moldavia grazie ad un'organizzazione criminale composta da 3 soggetti stranieri e 1 italiano, utilizzando documenti di identità falsi. La merce avrebbe avuto come destinazione finale il Regno Unito. I 4 soggetti coinvolti sono ora denunciati per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri con l'aggravante della transnazionalità, oltre che per il reato di sostituzione di persona e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. La sanità, ora sono 30 i casi totali di contagio da West Nile nel veneziano, l'ULS 3 Serenissima ne registra 15 gravi ricoverati in ospedale. In questo momento qui i casi cumulati in questo mese e mezzo di osservazione sono una trentina, di cui circa metà sono le forme neuroinvasive, che sono quelle oggetto di maggiore attenzione perché portano il ricovero, portano la disabilità. Sono 15 le persone positive al West Nile virus gravi e ricoverate nell'ULS 3 Serenissima, che necessitano di ventilazione e presidi utili a mantenere i parametri nella norma. Come spiega il direttore dell'unità operativa complessa Vittorio Selle, è una malattia già presente sul nostro territorio, ma quest'anno si è presentata in una forma particolarmente severa. Il West Nile nell'80% non dà neanche sintomi, 18-20% dà una sintomatologia febbrile e l'1-2% invece dà le forme neuroinvasive, che sono quelle importanti, quelle per cui si può finire anche rianimazione, quelle per le quali abbiamo avuto in questo mese e mezzo anche 4 decessi. Decessi che vanno a colpire le persone più critiche, che hanno già un equilibrio delicato, sono quasi sempre grandi anziani, ultraottantenni. La prevenzione è l'arma più efficace, per questo motivo i comuni del veneziano dal mese di aprile hanno incominciato a utilizzare diversi sistemi per la disinfestazione di fossati utilizzando prodotti larvicidi, fermando così il proliferare nella fase adulta di zanzare. Qualora, come è successo in alcune zone del veneziano, a Pianiga, a Campo Nogara, per fare un esempio, recentemente abbiamo avuto più di un caso, ma più di un caso avvenuto all'interno di un arco temporale di 15 giorni di uno spazio di 2 km tra la casa del primo e del secondo caso, ecco, quando sono più di uno viene identificato il cosiddetto cluster, quindi è una bolla, diciamo, epidemica. Ma ecco alcune azioni che ciascun cittadino dovrebbe fare quotidianamente. Nella propria abitazione non lasciare i famosi sottovasi con l'acqua o altri elementi, diciamo, dove possono crescere larve, o dove uno ha caditoie o ha pozze, utilizzare le pastiglie erbicide anche a casa propria, nel proprio giardino, nel proprio habitat. Dobbiamo cominciare a entrare nella logica che è bene, quando sta per arrivare l'imbrunire, perché stiamo parlando della culas, quindi della zanzara comune, utilizzare i repellenti, utilizzare le maniche un po' più lunghe. Conto alla rovescia verso l'elezione della regata storica che domenica 4 settembre dominerà il Canal Grande a Venezia, un'edizione caratterizzata fin dalle batterie eliminatorie da una grande partecipazione di atleti ai remi. Nuove e fiammanti mascherette solcheranno il Canal Grande per la regata storica 2022 di domenica 4 settembre a Venezia. Oltre naturalmente ai premi, che come già lo scorso anno avranno lo stesso valore tra uomini e donne, all'insegna della parità di genere. La macchina organizzativa è già in moto.
Oltre a ribadire che le donne hanno raggiunto la parità anche nei premi, ma addirittura quest'anno gareggeranno con le nuove barche. Grande attesa comunque anche per quello che è l'evento rievocativo, o meglio il corteo, la rievocazione storica del corteo storico. Vedremo per la prima volta gareggiare le nuove imbarcazioni per le donne, le mascarette, una muta che abbiamo fatto costruire appositamente, nuove fiammanti, chissà, magari anche più veloci, non si può dire, non si sa mai. Un'edizione contraddistinta da una notevole partecipazione anche tra i giovani. Nella regata più in, quella dei gondolini, quella più attesa, addirittura abbiamo disputato 4 batterie eliminatorie per compilare quello che è il ruolo della regata, cioè di 9 imbarcazioni. Ma non soltanto, partecipazione sia anche nella regata delle donne, nella regata delle caorline, le spettacolari caorline che attirano tutti, dei giovani e soprattutto dei bambini, o meglio delle 3 categorie più piccole, quelle delle schie, delle macciarelle junior, macciarelle senior, o meglio dall'età che va, che parte dai 6 e arriva ai 14 anni, divisi appunto in 3 categorie. Quasi 80 bambini ragazzi andranno al cordino di partenza. Il messaggio è quello di sempre, in linea con la storia e tradizione della città. È il giorno della grande festa, è il giorno della grande aggregazione popolare nel nome di quella che è la tradizione che a noi piace pensare sia nata con l'inizio della nostra storia. Al Lido di Venezia, ora sulla terrazza del grande albergo dove nacque la mostra del cinema nel 1932, i musicisti del Gran Teatro La Fenice si sono esibiti in una serata davvero unica davanti alla spiaggia e al mare Adriatico. Dopo oltre un quarto di secolo, le musiche della Fenice sono tornate al Lido di Venezia. Una serata e un concerto che hanno regalato emozioni uniche. 5 musicisti del gruppo Brass Opera del Gran Teatro La Fenice di Venezia si sono esibiti sulla terrazza dell'Hotel Celsio. Un omaggio in musica alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che quest'anno festeggia 90 anni. 10 brani, più un bis a grande richiesta e applausi, hanno composto il programma del concerto, voluto da Excelsior insieme alla Fenice e a Berussi. L'intento della Fenice è quello di abbinare il programma che è in, appunto rappresentato presso i teatri con delle attività esterne che servono da un duplice punto di vista, un po' per farci conoscere a tutti quei soggetti che magari non sono avvezzi alla musica classica, alla musica operistica, alla lirica, e quindi per coinvolgere soprattutto nuove audience come per esempio i giovani. Dalle musiche del maestro Ennio Morricone a Nicola Piovani, colonne sonore che hanno fatto la storia come il Gattopardo. In platea, ad assistere a questo omaggio musicale al mondo del cinema, anche il direttore della mostra, Alberto Barbera. La Fenice del Celsio è una grande serata di musica, per la prima volta al Lido, è stato un momento importante, un momento unico, che conferma quella che è la primaria importanza della musica, della cultura e del mondo dell'ospitalità. E poi c'è un rapporto bellissimo che è venuto a crearsi, un'idea nata quasi così tra 3 amici che dialogavano, quindi tutti i presupposti per un futuro brillante. Ho contribuito ad unire la Fenice e l'Excelsior. Una bella serata. Ah, assolutamente, io ho goduto con tutti i miei occhi e le mie orecchie di questo spettacolo magnifico e spero tanto di poterlo anche ripetere. Ed è tutto da Venezia, grazie per essere stati con noi. Il meteo, arrivederci. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in calo, l'ultimo fine settimana di agosto, da bollino rosso per il traffico del controesodo, vedrà anche un aumento dell'instabilità sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio.
sul Veneto. La grafica di sabato 27 ci mostra una situazione decisamente variabile. Al mattino cielo poco nuvoloso, dal pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti. Attesi rovesci e temporali dapprima sui monti e a seguire anche sulla pianura. Locali fenomeni anche sulle zone costiere. Temperature in lieve calo, minime tra 16 e 24 gradi, massime invece comprese tra i 28 e i 31 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. In giornata saranno possibili rovesci a carattere sparso, più probabili a partire dal pomeriggio. Soffierà bora moderata sulla costa, specie a Trieste. Temperature minime sui 20-23 gradi, massime intorno ai 30-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, precipitazioni sin dal mattino in questo caso, alternate a schiarite, migliorerà poi in serata. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime sui 30-31 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.